il regalo, dobbiamo fare il biglietto. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, abbiamo appena fatto il pensierino per la festa del papà, il nostro amplificatore per l'iPhone, ve lo metto tra le schede informative, regalo strafigo, e invece adesso dobbiamo fare un biglietto per un papà super super fashion, un papà con i fiocchi. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa il nostro semplicissimo biglietto. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro bigliettino per la festa del papà. Una colla può essere sia un attaccatutto che una colla in stick, non ha importanza. Una matita, un tagliabalza, un bulino o dotter, in pratica un aggeggino con questa pallina sottile per piegare bene la carta. Potete usare anche una penna Bic che non funziona più. Un paio di forbici a zig zag, con taglio a zig zag. Una squadretta. E adesso passiamo alle carte. Una carta decorata, questa l'ho presa dal blocco della Crelando che ho comprato alla Lidl. È una carta abbastanza spessa, è quasi un cartoncino direi, e c'era in tantissime fantasie. Io ho scelto una fantasia che sia il più assimilabile possibile alle fantasie delle cravatte dei papillon, perché proprio questo andremo a fare, un colletto col papillon. Quindi questa sarà la fantasia del nostro papillon super scicchettoso per un papà super wow. Poi una carta di fondo che sia appunto il corpo del bigliettino, quindi un cartoncino di fondo che sia il corpo del bigliettino, che ben si adatti al colore del papillon, e io l'ho preso questo giallo crema. Poi un cartoncino, sempre un cartoncino bianco che possa fungere da card interna al nostro bigliettino. E poi una carta, questa volta non un cartoncino, quindi potete usare anche i fogli da disegno per creare il colletto su cui far aderire il nostro bellissimo papillon. Cominciamo subito. Come prima cosa creiamo il corpo della card. Allora, io la mia card voglio farla larga, sì, 15 centimetri va benissimo, quindi prendo 15 centimetri da una parte e 15 centimetri dall'altra, e la voglio larga 10 centimetri, e quindi prendo 10 centimetri da qua e 10 centimetri che saranno i 20 centimetri dell'altezza totale, e poi naturalmente riporto anche dall'altra parte in modo da poter tirare le linee per separare il cartoncino. Questa sezione sarà il corpo del nostro biglietto, separiamola dal resto. Benissimo, adesso sui 10 centimetri tiriamo una bella linea invisibile ma ben calcata per piegare bene così il cartoncino. Ok, a questo punto quello che avremo sarà una card apribile così. All'interno io voglio mettere una mascherina bianca a contrasto su cui scrivere il nostro messaggio, e il rettangolino quindi deve essere più piccolo di quello che c'è su. Che so, questo quindi è 10x15, lo faremo 9x14 lasciando mezzo centimetro di bordino color crema. Quindi prendiamo un cartoncino bianco e prendiamo e facciamo un rettangolino 9 cm x 14 cm, e questa volta però lo ritaglio con le forbici a zig zag, facendo attenzione che le punte vadano sulla linea, quindi che il cartoncino risulti leggermente più stretto. Vi faccio vedere. Allora, che le punte più esterne vadano ad appoggiare proprio sulla linea. Quello che avremo alla fine sarà questo, e dovrà essere alloggiato proprio qui al centro della nostra card. Un pochino di attaccatutto. Che dura. Così. Bene, ora chiudiamo e proseguiamo il nostro lavoro. Mettiamo da parte la nostra card e creiamo il colletto. Per il colletto prendiamo una striscia di carta di 3,5 cm di larghezza. Quindi la nostra striscia di carta sarà alta 3,5 cm e larga 26-27 cm. Ora pieghiamo i lembi della nostra camicia fino a che i due angoli superiori non si incontreranno. Nel momento in cui si incontrano, blocchiamo tutto e pieghiamo da una parte e dall'altra, e avremo così fatto il colletto della nostra camicia, che andremo a sistemare proprio qui sulla nostra card. Mettiamo un puntino di colla dietro così,
e appiccichiamo il collettino qui a circa un centimetro di distanza dal bordo superiore, stando attenti di centrare alquanto il tutto. E adesso anche l'interno io lo assicuro con due puntini di colla, uno qui e uno qui, non troppo vicini agli angoli del colletto, perché mi piace che siano un pochettino sfalsati rispetto al fondo, ma mi fa anche piacere che la camicia sia ben assicurata al bigliettino. Prendiamo la nostra carta, quella decorata, decidiamo l'altezza massima del nostro papillon, che dovrà essere di 3 centimetri, quindi faccio una striscia appunto di 3 centimetri, ed ecco qui la fascetta che utilizzeremo per fare il nostro papillon. E allora segniamo 2,5 centimetri la prima volta, 2,5 centimetri la seconda volta, 2,5 centimetri la terza volta, e facciamo la stessa cosa anche sotto qui, quindi ancora 2,5 centimetri, 2,5 centimetri e 2,5 centimetri. E qui, arrivati a questo punto, possiamo anche tagliare, perché la lunghezza del nostro papillon è stata definita. Di 6 lunghezze da 2,5 centimetri che devono darvi 15 centimetri in totale, se la matematica non è un'opinione, anche se la mia matematica molte volte lo è. Adesso prendo anche la metà dell'altezza, quindi 1,5 centimetri e 1,5 centimetri, e comincio a fare un giochino che potrebbe essere fatto di pieghe, ma che io preferisco fare di tagli. E allora taglio dal centro in obliquo fino alla prima misura di 1,5 centimetri, sia sopra che sotto, ok? Così lascio dritta la seconda, unisco la linea mediana, così posso aver sempre ben inteso quello che devo fare. Tiro in verticale la centrale, perché è un'altra di quelle che mi servirà. E adesso cosa faccio? Quindi ho fatto le due oblique, lascio dritto e scendo obliquo fino al centro. Questa volta però non vado fino al centro, ora non taglierò fino al centro, ora vi faccio vedere, intanto me le segno, una e due, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Questa e questa parte qua, dove voglio io, le unisco, non mi interessa più di tanto, mi serve solamente che non siano troppo separate le une dalle altre, quindi più o meno a 0,5 centimetro tiro delle parallele per fare rimanere i due esagoni collegati tra di loro e non farli del tutto staccare. Quindi elimino tutte le linee oblique in eccesso, quindi questa, via. Ora con il bulino piego i triangoli, uno, e due, ok? E quello che verrà fuori sarà uno, guardate che carino, e due. Adesso cosa si fa? Come prima cosa si appiccicano i due triangolini dietro, e voi mi direte: Ombretta, ma perché hai lasciato i due triangolini se poi vanno nascosti? Perché danno un po' di volume e danno quella piega naturale del papillon, e non c'è il taglio netto della carta, che invece risulterebbe molto freddo e brutto. Adesso dobbiamo creare il centro del papillon. Allora, per creare il centro del papillon dobbiamo prendere delle misure un po' particolari. Allora sono 4 cm e 4 cm. Tiro via questa bella linea. In altezza prenderò invece 3 cm e quindi altri 3 cm. Avrò quindi un rettangolo di 4 cm per 6 cm. Tiro la linea di congiunzione ai 3 cm centrali.
da questa linea di 4 cm devo ricavare una linea da 3 cm eliminando il mezzo centimetro esterno da ognuno dei due lati. Quindi congiungo questo punto di 3 cm con il punto di 4 cm alla base, così, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Adesso ritaglio quello che è venuto fuori. Perfetto, abbiamo questo col bulino. Adesso passiamo al centro e facciamo in modo che si pieghi ben bene questo trapezio che è venuto fuori. Dobbiamo innanzitutto tagliare circa una striscia di mezzo centimetro da uno dei due lati del papillon. E qui dove esce il disavanzo ripassiamo col bulino, ok? Perché questo poi noi lo dovremo piegare così. Ok? Adesso prendiamo il nostro trapezietto, posizioniamolo al centro del nostro papillon, così, ben bene, in modo che stia ben sistemato, e ovviamente con un punto di colla fissiamo il tutto. E voilà, e abbiamo così il nostro bel papillon. Fate in modo che i due lembetti del papillon coincidano con le diagonali della camicia. Quindi, nulla di più semplice, un po' di colla anche qui, sul retro del nostro papillon, e attacchiamo. Voilà! E il nostro bigliettino è pronto per il nostro papà coi fiocchi. Ora, con questa luce sparaflesciata non si vede nulla. Lo sapete cosa faccio? Vi faccio le foto così che sia tutto ben visibile. Spero che questa idea vi sia piaciuta, vi lascio le foto e noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dire. Potete personalizzarlo per un papà psicchettone, o per un papà noi fashion, o per un papà semplicemente coi fiocchi come il nostro. E allora io spero che questa idea, che non è una mia idea ma che ho preso tratta ispirazione da Pinterest, visto che mi sono ricordata all'ultimo minuto della festa del papà dovevo correre ai ripari, spero che la mia versione vi piaccia. E allora, se è così, regalatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, fate da parte mia gli auguri a tutti i vostri papà, a cui mando anche un grande bacio, e auguri anche al nostro papà. E noi, se vorrete, ci rivediamo non solo sempre qui per il prossimo video, ma anche sul mio canale Ombretta e sul mio canale Due Cuori Una Cappa, quello che ho insieme al papà in questione. Adesso basta cianciare, andiamo a preparare il regalo e il bigliettino per il nostro papà. Auguri a tutti, mangiate tante zeppole e noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!